Venticinquesima domenica del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao, quando fu in casa chiese loro di che cosa stavate discutendo per la strada ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi chiamò i dodici e disse loro se uno voler essere il primo sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti e preso un bambino lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me e chi accoglie me non accoglie me ma colui che mi ha mandato commento al Vangelo della domenica di Don Luigi Maria Epicoco il Vangelo di oggi ci ricorda che abbiamo un innato bisogno di affermazione. Quando fu in casa chiese loro di che cosa stavate discutendo per la strada ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Anche senza accorgercene cerchiamo continuamente di essere riconosciuti, confermati, gratificati. E questo di per sé non è cattivo, comincia a diventare un problema quando tutta la nostra vita diventa un'insicurezza alla ricerca di conferme, di primi posti. Così Gesù combatte questo virus del carrierismo, proponendo l'antitodo dell'ultimo posto. Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti perché solo uno che ha la libertà di mettersi all'ultimo posto allora è davvero il primo, perché è davvero libero di sedere in tutti i posti a partire dall'ultimo sino al primo. Chi invece cerca i primi posti non ha la stessa libertà di sedere ugualmente negli altri posti perché in lui le logiche del giudizio degli altri, dell'audience, della bella o brutta figura, hanno la meglio sulla sua libertà. E così sarà primo ma infelice, quando invece davanti a Dio ciò che conta è la gioia, non il risultato. Noi non siamo il posto che occupiamo, noi valiamo a prescindere e pensare di valere di più perché sediamo in quel posto è solo un'illusione pericolosa. Dobbiamo comprendere che il nostro valore è assoluto e non relativo. E preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Così con un solo gesto Gesù fa comprendere la fonte di ogni nostro valore, la nostra fragilità, la nostra delicatezza, che è la stessa di un bambino, e abbracciato da Cristo. In quell'abbraccio non abbiamo più bisogno di fingere di essere lupi. Ci si esercita ad essere così, però imparando ad accogliere gli altri nella loro fragilità. E Gesù stesso che accogliamo in quel momento, e lì. Che cambiano le prospettive.